e ci diciamo di odori e ci diciamo di altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Pensavo praticamente che io, cioè, se uno mette uno mi vede, sto andando da uno, si chiama Tizio de Sempronibus, un nome molto originale. Sto andando da Tizio de Sempronibus, sono anche un po' in ritardo e quindi mi affanno, vado di corsa perché non mi piace arrivare in ritardo. Manca poco, devo andare da Tizio de Sempronibus, cammino, no? Cammino, camminando, penso, farnetico, sogno, delirio, insomma, quello che faccio normalmente, camminando, vado. Poi, penso, cioè, c'è anche, so che è fatto da De Sempronibus, ma sono nel, allora, ecco, per capirsi, cioè il fatto è che uno mi vede e poi io sto, cioè, sono a 100 metri dal posto dove vedo con Sempronibus e entro in un bar e prendo un caffè, anche se non avrei nessuna voglia di caffè, la cosa è mi fermo, se c'è un bar prendo un caffè, un piatto e poi vado. E allora uno dice, ma sei in ritardo, sei tu così affani per arrivare a Sempronibus perché non vuoi arrivare in ritardo, un attimo prima di... Quando sei quasi arrivato da De Sempronibus, mi fermi, prendi un caffè, un attimo, una zucchero, un occhiaino. Perché? E poi arrivo a De Sempronibus, ma così magari arrivo anche con 2-3 minuti di ritardo, che poi non se ne accorge nessuno, perché io ho l'ansia, quindi di solito sono in anticipo, però se ho la percezione di essere in ritardo, perché se non sono abbastanza in anticipo, comunque mi affanno, vado, farmetico, strada, cammino, cammino, cammino. Arrivo quasi a De Sempronibus, mi fermo, prendo un caffè, uno dice, ma che cazzo, se sei in ritardo, piondati da De Sempronibus. Ecco, allora è difficile spiegare questo, è come se ci fossero due pianeti. Provo a spiegarlo. C'è un pianeta, ed è il pianeta dove io cammino e farmetico. Vado, sto camminando, patata blues, no, cammino, no? Cammino e sono nel mondo dove cammino, firulì, farmetico e delirio. Ah, c'è anche De Sempronibus in questo mondo, però c'è in un certo modo, c'è senza di lui. Poi, e c'è poi invece un altro pianeta, che è il pianeta dove io interagisco con De Sempronibus. Ah, ciao De Sempronibus, saluti a Soreta, insomma, quando poi interagisco con De Sempronibus, ma cioè, rido perché sono nervoso, perché è difficile da spiegare. Ci sono questi, forse invece non è difficile, non so, non capisco neanche se le cose sono facili o difficili. È un altro pianeta, allora c'è il pianeta Firulì Firulà, che è il pianeta dove io cammino, sto andando da De Sempronibus, sono nel mondo di io che vado da De Sempronibus con tutte le mie farmeticazioni. Poi devo fare switch, devo passare sul pianeta dove invece interagisco con De Sempronibus. Ciao De Sempronibus, siamo qui, dobbiamo fare questo e quello, dimmi, racconta, cioè, sì, ecco, poi ti devo dire, poi mi devi dire, poi ti devo dire, poi mi devi dire, poi ti devo dire. Altro pianeta, io devo prendere un'astronave. Devo prendere l'astronave che porta dal pianeta. Firulì, sto andando a... Ciao De Sempronibus. Sono due pianeti. Io devo salire sull'astronave, fare il viaggio, scendere l'astronave. Astronave è una metafora per dire che devo fermarmi un attimo a respirare, cioè a fare il cambio mondi. Il cambio mondi è un cambio mondi, come si fa il cambio armadi o il cambio mutande, armadi. C'è chi fa il cambio degli armadi, per esempio il cambio degli armadi non lo faccio mai perché non so neanche che cosa sia, cioè nell'armadi c'ho la roba, c'è, basta, no? Però invece il cambio mondi lo devo fare.
perché un mondo è quello del mio cammino, sono lì, sono lì, sono là, è un mondo, è ciao Destempronibus. E non lo so, come sempre io non so le cose, non so se è così per tutti. A vedervi voi sembra che per lo più no, cioè che vi venga naturale, cioè voi arrivate da Destempronibus e non... Magari mi sbaglio, ma non mi sembra che cambiate mondo. Non mi sembra che abbiate la necessità di questa astronave che richiede, metaforicamente l'astronave, ma alt, un caffè, respiro e passo nel mondo dove c'è Destempronibus che ci devo parlare e mi risponde. Era niente, tutto questo era solo per spiegare perché certe volte io sono in ritardo, sto andando da Tizius Destempronibus, e vado Poi per precisare che non so mai se si capisce bene, il Destempronibus da cui lui sta correndo e si ferma, caffè, fa il cambio mondi eccetera, può essere una persona amata, odiata, conosciuta profondamente o sconosciuta, non so se si capisce, è lo stesso, la necessità dell'astronave è identica, per esempio questa è una cosa che già secondo me qualcuno non è che la capisce così di primo acchito, tutto è difficile da spiegare o forse inutile, non so. Lancia, spada e scudo erano lustri come se fossero stati riposti da pochi istanti, e in effetti era così. Poi a che livello bisogna adeguarsi alle cose? È giusto adeguarsi un po' alle cose, ma a che livello? Quanto? Quanto? Egli pensò che stava usando lo stesso rasoio monouso, quelli da 10 centesimi, perché con un euro ti danno la bustina da 10, lo stesso rasoio monouso lo stava usando tutti i giorni da un mese. Egli pensò che questo poteva avere una parte nel fatto che gli veniva male la barba ormai. Quindi sei diventato strega? Bene, questo è un messaggio per dire a tutti, se vuoi essere strega, siilo. Grazie. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone.